non è una crisi che riguarda una produzione, un lavoro che ne so finisce perché non c'è più un mercato. Questa banca continua comunque a lavorare, ha salvato tutte le persone che erano all'interno della banca, ma l'indotto no. Sono ancora senza alcuna prospettiva le ex dipendenti Memar, la società del gruppo Mediatica S.p.A. che sino alla crisi di Banca Etruria si occupava di una lunga serie di attività. Da noi passava praticamente tutto quello che riguardava la banca, quindi la parte back office, nonché l'archiviazione, la dematerializzazione, flussi telematici, tutto quello che poi la banca ha reinternalizzato. Le lavoratrici, 35 in tutto, adesso sono rimaste senza rinnovo di contratto e senza commesse con il subentro di UbiBanca. Una parte di noi è stata poi comunque rimasta nell'archivio momentaneamente, perché anche loro comunque sia solo per quest'anno. Qualcuno è stato ricollocato momentaneamente, ma soprattutto le persone che avevano più anzianità e che magari hanno fatto solamente questo tipo di lavoro sono quelle più difficilmente ricollocabili. Adesso la questione è approdata in consiglio comunale con un'interrogazione. Abbiamo ritenuto opportuno, attraverso una interrogazione, portare il caso in consiglio comunale. Dico di più, lo porterò anche in consiglio regionale perché chiederemo un tavolo di crisi. La questione Memar si intreccia inevitabilmente con quella di Banca Etruria, che sappiamo essere tornata drammaticamente alla cronaca nazionale. Noi chiediamo un atto di vicinanza alle ex lavoratrici che stanno subendo una situazione veramente intollerabile. Il sindaco stesso pensava che la questione fosse stata risolta in maniera diversa, visto che Ubi aveva poi pensato a un risarcimento per le lavoratrici di Memar, che non abbiamo mai ricevuto, e quindi le speranze di lavorare non ci sono e niente, speriamo di riportare alla luce la nostra questione e poterne riparlare.